Quando è uscito l'iPad, per esempio, si pensava che quella fosse la soluzione, no? C'era quel periodo in cui era uscito il Kindle e si pensava appunto che l'Apple avrebbe risposto con un prodotto che potesse effettivamente essere la risposta, tra virgolette, definitiva alla questione del tablet, no? Però non mi sembra che sia stato così, anche perché poi il discorso è rimasto molto aperto, no? Su questo fronte. Ma allora, di tablet ne esiste solo uno, esiste solo l'iPad, tutti gli altri che ho visto, il Samsung, no, ho visto solo Samsung in realtà, gli altri mi dicono essere peggiori, il Samsung è un po' raffazzonato, dicono che a chiama Android funziona. Galaxy, giusto? Rispetto all'iPad non ce n'è proprio. Chi ha riposto delle speranze nell'iPad che potesse salvare tante cose ha semplicemente riposto delle speranze sbagliate, perché l'iPad è se stesso. Diciamocelo, Murdoch ha fatto questo giornale che si chiama The Daily, che adesso è disponibile anche in Italia sull'App Store italiano. E non so quanto costa, costa poco, bisogna essere abbonati. Ma perché io devo leggere The Daily quando nell'icona vicina ho internet? Tutta internet. Tutta internet è tanta roba. Perché devo leggere The Daily? Io sono abbonato a Repubblica sull'iPad ed è comodissimo. Comodissimo alle 6 del mattino in bagno a leggere Repubblica. Perché mi interessa quel tipo di notizie, voglio essere informato, eccetera. Alle 6 del mattino non immagino di scendere dall'edicolante, che peraltro è dall'altra parte della piazza, quindi magari in mutande non è bello. Non è comodo, Non è diciamo. comodo, no? Poi io in casa porto gli zoccoli. Dovrei cambiarmi, mettermi, cioè andare con gli zoccoli, poi magari la gente ti vede, guarda lì c'è Bonino con gli zoccoli, cosa fai? Diventa tuo matto. Ecco, no, Repubblica sull'iPad funziona, è una cosa anche lì raffazzonata, però funziona, cioè perché io posso leggere quello che c'è su carta quella mattina lì che impone, diciamo, l'agenda. Come si dice, impone l'agenda, io posso essere informato sulle stesse cose dalle firme che mi piacciono senza dover far casini e lo pago tipo un terzo di quello che costa la copia cartacea ed è una cosa che a me va benissimo. Questo dovrà cambiare, non so in che senso, però dovrà cambiare perché non è tecnologicamente interessante, cioè è semplicemente la trasposizione di quello che c'è su carta sullo schermo. Non è tecnologicamente Esattamente. interessante. Però per il momento in cui è la carta, cioè la Repubblica su carta, che mi interessa leggere, allora mi interessa leggere una copia identica di quello che c'è su carta, formattata esattamente allo stesso modo, e quindi devi allargarla e stringerla per poter vedere tutta la pagina o solo una parte di essa. Però funziona, diciamo, per il momento. Per quanto riguarda invece altre cose, io penso per esempio a Wired, edizione americana, che è uscito su iPad. Io ho comprato i primi tre numeri che sono usciti e poi non ne avevo letto neanche uno, lasciamo perdere, perché i contenuti non sono abbastanza interessanti rispetto a quello che si trova sul resto di internet, non sono abbastanza specifici. In più, diciamo che io li ho comprati per vedere com'erano, perché dicevano che erano interessanti. In realtà su Wired non puoi neppure selezionare il testo e metterlo da qualche parte. Non puoi selezionare il testo perché quando scarichi Wired sono 500 mega, mezzo giga per una rivista, che 22 è ore. fatta di una serie di immagini. Sono solo immagini.
cioè la riproduzione è un po' migliorata di quello che c'è sulla rivista. Tutto ciò No. che è stato fatto è semplicemente una riproposizione di quello che c'era già senza sfruttare nuove possibilità. E quando c'erano nuove possibilità erano mettere un video, ma io quando leggo un giornale non voglio leggere un video, non, cioè non voglio vedere un video, non mi interessa, sto leggendo il giornale, perché devo vedere un video? A meno che il video non mi spieghi molto meglio di quanto possano fare le parole quello che succede. Qualche volta le infografiche possono aiutare. Io so che il New York Times fa bellissime infografiche, ma le fa anche sul sito. E sono meglio sul sito, cioè lo guardo attraverso internet, non attraverso una qualche app. Internet è talmente tanta e ci sono talmente tante cose che è difficile. Senti, si parlava in passato, neanche troppo tempo fa, di giornali online e di modelli di business per i giornali online, visto che appunto il modo in cui funziona e il modo in cui vengono finanziati cambia. Per quanto riguarda invece i libri, l'aspetto economico di far sì che il ritorno sull'ebook sia tale da permettere a una casa editrice di sopravvivere. Dimmi cosa ne pensi di questo. Cosa vuoi che ne pensi? Noi come Sugaman lo facciamo per passione, non pensiamo di avere alcun ritorno economico da questa cosa. Lo facciamo perché ci siamo accorti che riusciamo a fare dei libri che ci piacciono, farli come ci piace farli, ed è un momento in cui c'è la possibilità di fare tantissimo con niente. Cioè l'investimento per fare Sugaman è stato di 167 euro in tutto. Perché? Perché facciamo tutto in casa. Il sito l'ho fatto io, c'è Simona Toncelli che ci fa le copertine, io e Paolo facciamo un po' di editing, un po' di correzioni, sistemiamo le cose, io faccio tutta l'impaginazione, tutto quanto. La promozione ce la facciamo da soli. Non vogliamo avere un ritorno economico, vogliamo fare una cosa da essere contenti di averla fatta. E siccome io non sono mai stato un guardatore di televisione, non sono mai stato un videogiocatore, sono un lettore, scrimacchio qualche cosa ogni tanto, ma mi fa fatica. Questa cosa qua è la cosa più bella con cui posso occupare il mio tempo facendo qualcosa che mi piace. Io faccio l'assicuratore di giorno, te lo ricordo. La sera o quando hai dei minuti liberi, pensare a queste cose qua è una cosa molto gratificante. E questa è la maggiore soddisfazione. Neanche Paolo che campa di scrittura pensa di guadagnarci un granché da questa cosa. Senti. Certo è che la casa editrice è inattivo e questa è una bella cosa, però diciamo farci dei soldi o sopravviverci, no. Senti, ti chiedo un'altra cosa, ma mi affido sia al tuo fiuto di pioniere, se vogliamo, sia la tua esperienza di lettore, per quanto riguarda questa domanda. Come pensi che sarà effettivamente il libro del futuro? Io sono un conservatore. Io sono assolutamente conservatore, cioè non mi interessa come sarà fatto, se sarà fatto lungo, largo, se potrà avere tutte le forme che il lettore vorrà.
Oh, però quando io sento parlare di enhanced book, cioè libri aumentati con i video e le foto, tutto quanto. No, A me mi dà fastidio proprio. Non lo so, io lo so che siamo una generazione multimediale, però io quando ci sono i videogiochi, per esempio, che hanno una storia e quindi devi seguire il personaggio e poi ti racconta una cosa e poi fanno i dialoghi tra di loro, io mi rompo, mi danno fastidio. Togliete questa roba quando comincia il gioco. Allo stesso certo. modo, queste cose mi romperebbero anche se fosse un libro. No, chiaro. Quindi io da quel punto di vista sono molto 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 conservatore. Mi piace il testo. E se poi il testo è un ipertesto o comunque sia, non ho idea di come sarà. Però la lettura ha delle sue specificità che non possono essere replicate da nessun altro mezzo. Perché non mi piace vedere i video? Perché il video dura 6 minuti, io devo stare 6 minuti a guardarlo e lui ha il suo tempo. Dura 6 minuti, non può durarne 4 perché l'ho deciso io, non può durarne 8 perché l'ho deciso io. Lui dura 6 minuti e io devo stare lì 6 minuti a guardarlo. La lettura invece mi permette di avere il controllo io. Il passo che non mi piace vado più veloce, il passo invece che trovo poetico, arioso e tutto quanto, io magari ci sto anche una mezz'ora su una mezza pagina. Chiaro. Sono cose che per ora nessun altro mezzo mi ha dato. Quello che ti volevo chiedere ancora Ah, come sarà è... nel futuro? No, Io spero è emozionante come quello di adesso, cioè come i libri belli di adesso, o i libri belli del passato. senti, per quanto riguarda invece la tipologia di libro, il genere di libro, secondo te quali sono quelli che più gioveranno dal passaggio al digitale, appunto? Alla tua domanda non so rispondere, ti rispondo con la mia esperienza. Io leggo principalmente romanzi in italiano, ma quelli che compro su Amazon sono, quindi in inglese, sono praticamente tutti saggi, perché credo che sia solo una questione di lingua, però. Nel senso che io una scrittura tecnica riesco a capirla molto bene in inglese, mentre una scrittura narrativa la preferisco nella mia lingua, perché riesco a emozionarmi nel modo in cui sono abituato fin da piccolo, mentre la scrittura di tipo saggistico, se hai le competenze necessarie, vai avanti anche in una lingua che conosci abbastanza bene, ma non è la tua.